Ok, vi prometto, raga, che a breve mi taglierò i capelli. Ma forse no, dai, una roba in meno da fare. Ciao a tutti, ragazzi, sono Aid, come vedete, torno con un nuovo video. E oggi voglio mostrarvi come fare delle figure sul cubo di Rubik. Voi direte che cosa vuol dire? Dovete sapere che appunto si riescono con determinate mosse a fare delle sorte di immagini, di figure molto schematiche all'interno del cubo. Ad esempio questa che, come vedete, è una sorta di spirale nel centro del cubo. Avevo già fatto un video simile ormai una cosa come 2 anni fa, era sicuramente il 2018, e non so perché non avevo mai portato avanti quella serie, nonostante vi fosse piaciuta, perché sono andato adesso a rivedere il video, mi è apparso, mi è autosuggerito. Quindi oggi vi porto 3 nuove figure da fare col cubo. Prima di iniziare però vi devo dire una cosa importantissima, raga, quindi occhio a questa parte fondamentale. Ormai l'avete capito se mi seguite un po' in tutti i social, sta per uscire un mio nuovo progetto. Per questo progetto però sto facendo una cosa un po' particolare e chi mi segue su Instagram l'ha visto, una sorta di viaggio nel tempo. Vabbè, vi spiego. Per questo progetto praticamente ho scelto di dare la possibilità a tutti voi di aiutarmi con la realizzazione. Per spiegarvi un po' meglio, praticamente io so già qual è il progetto finale, ma tutto quello che ci sta attorno, quindi dei dettagli estetici, la scatola, il nome, tutto, potranno essere modificati tramite le vostre scelte. Proprio per questo ho creato un canale Telegram apposta, dove potrete entrare, vi lascio il link in descrizione, comunque si chiama Nuovo Progetto AID, e per le prossime 2 settimane vi farò delle domande, vi farò fare delle scelte che piano piano andranno a costruire quello che poi sarà il prodotto finale. Poi vi consiglio di entrare perché c'è una piccola storia che si sta svolgendo in questi 2 giorni. Infatti questo video l'ho fatto prima che succedesse quello che vedrete nel canale. Detto questo, ragazzi, vi ho spiegato bene, direi di andare a vedere in dettaglio come fare queste figure con il cubo di Rubik. Bene ragazzi, vediamo subito in dettaglio come fare delle figure col cubo di Rubik e io inizierei proprio dalla spirale. Ora io vi dirò la notazione classica del cubo di Rubik, quindi le lettere R, L, F, eccetera. Se avete un cubo, volete fare le figure e non conoscete la notazione, avete 2 possibilità. Uno, imparare la notazione. Due, semplicemente seguite i miei passaggi, quindi visivamente fate la stessa cosa che faccio io. L'algoritmo per creare appunto la spirale è il seguente. L', B', D, U, R, U', R', D2, R2, D, L, D', L', R', F e U. E come vedete si crea la spirale, sia qui che qui. Ora vediamo questa figura di cui non so il nome preciso, però è simile a quella che è il serpente, che è un'altra figura che si fa col cubo, che avevo spiegato tra l'altro in un altro video. Questa è leggermente diversa perché la cosa che cambia è che non è continuo, cioè vedete a un certo punto si stoppa e voi dovete poi ripartire e arrivate a un punto dove appunto si ferma e non si collega più. Però è molto carina, vediamo come farla. L'algoritmo è questo: R, D, R, F, R', F', B, D, R', U', B', U e 2 volte D. Come vedete si crea questa figura che prende tutto il cubo di Rubik. Bene ragazzi, ora vediamo quest'ultima figura, vedete dove c'è un cubo che è all'interno del cubo. Questa in realtà è una variante perché ne esiste un'altra dove i colori del cubo all'interno sono diversi da quello che c'è attorno, mentre qua vedete un colore in comune con la faccia sopra, quindi crea questo effetto strano sia qui che qui. Mentre dalla parte speculare chiaramente non c'è nulla perché questa fa da cornice ai 2 cubetti. Vediamo come si fa questo. L'algoritmo è F, D', F', R, D, F', R', D, R, D, L', F, L, D, R', F e D'. Come vedete, ecco questa variante del cubo dentro il cubo. Bene ragazzi, questa era l'ultima figura per questo video. Io spero che sia stato chiaro, sia stato interessante. Ci sono altre figure che si possono fare col cubo. Io ormai una cosa come quasi 2 anni fa ho fatto un altro video che vi lascio in descrizione dove appunto potete vedere altre 3 figure. Se non volete delle altre, magari mettete mi piace a questo video e soprattutto fatemelo sapere nei commenti. Detto questo, noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao raga!